La nostra pausa estiva è finita ed è ora dell'aggiornamento, vero Dani? That is correct, my human friend Paula. Questo cos'è? Lui è Danitron 3000, un robot intelligente di migrazione che presenterà al posto mio, dato che non ho voglia di lavorare. And welcome to Brawl. I'll be back. Ecco a voi la fabbrica dei robot. Il nuovo brawler è Sam. E la sua skin è Imperatore Sam, che sbloccherete all'ultima soglia del Brawl Pass. Invece alla prima soglia del Pass c'è Pocho Desperado. E queste sono le nuove skin della Calamity Gang. Ed ecco che arriva Mortis Match, la nuova skin da 299 gemme. Con voce ed effetti visivi personalizzati, e se l'acquisterete subito appena uscito avete gratis il suo graffito, la sua icona e il suo set di reazioni. Inoltre sbloccherete due varianti del negozio a 49 gemme ognuna. Inoltre ci sarà Leon Spettro, che sarà disponibile per Halloween. Avremo altre skin per Halloween, ma arriveranno in un altro aggiornamento. Inoltre abbiamo rifatto il look a tutti i robot. Per Pam e 8-bit ci sarà anche un'altra bellissima animazione in 3D. Perciò abbiamo aggiunto un nuovo evento in PV. Potrete scambiarvi i brawler nella Lega delle Stelle. A settembre arriverà un secondo brawler, Gus, e sarà facile trovarlo perché sarà super raro. Adesso la fine stagione sarà ogni 8 settimane, di pari passo con le stagioni del pass. Abbiamo viaggiato nel tempo e portato qui il Frank del futuro, che ci dirà cosa ci sarà in serbo per Brawl Stars nei prossimi mesi. Ah bella regà! No, questo è il Frank del passato. Ma la cosa che sta per dirci il nostro Frank ve la dirà nel canale ufficiale di Brawl Stars. Perché io Ninja Hyper non riesco a trovare la minima voglia di doppiare altri 3 minuti di questo che dice Frank. Doppiare i Brawl Talk non è affatto facile, però mi sono divertito davvero tantissimo a registrare questo video. Quindi voi lasciate like, iscrivetevi, condividete, commentate, fate tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!